Siamo con l'insegnante Tina Cattedra presso la sala Einstein del Benjamin Franklin Institute. Si sta per inaugurare il primo InfoPoint in Puglia sul metodo analogico di Camillo Bortolato. Di cosa si tratta? L'InfoPoint è un luogo in cui gli insegnanti si possono ritrovare quegli insegnanti che decidono di utilizzare il metodo analogico intuitivo per l'apprendimento, che è un metodo che permette ai bambini di apprendere con molta semplicità e di alleggerire la didattica. Quindi nell'InfoPoint gli insegnanti avranno la possibilità di fare formazione, perché comunque siamo in un momento in cui la formazione ha necessità di una diversa dimensione, quindi una dimensione che possa partire dall'esperienza concreta degli insegnanti e dalla totale condivisione. E inoltre qui nell'InfoPoint avranno sempre la possibilità di consultare il materiale del metodo analogico. Si scorge che a collaborare per questo evento c'è l'Associazione degli insegnanti Gischel, il patrocinio del Comune di Bitonto e del Comune di Vitritto, l'Istituto Comprensivo Cassano d'Arenzio e la libreria Libriamoci di Vitritto. È un gioco di squadra. Ha scelto questa strategia perché? Perché è la strategia di Camillo Bortolato. Camillo ha sempre creduto nella rete delle risorse. Infatti in Italia ci sono numerosi formatori e numerosi supporter che mettono a disposizione la loro esperienza per seguire e aiutare gli insegnanti che si approcciano al metodo analogico. Quindi questo gioco di squadra anche in questo caso è fondamentale, tant'è che la buona riuscita sia degli eventi di formazione che diciamo di vita dell'InfoPoint può essere determinata solo da un buon lavoro di squadra. Questa iniziativa si limita solo al 2 dicembre o ci saranno nuovi appuntamenti? Questa iniziativa consta nello specifico di 3 incontri, questo sarà solo il primo. I successivi, devo anche ringraziare la collaborazione di altri formatori, quali Lucia Bolcato e Pasquita Saulle. Questo format verrà inoltre ripetuto nel mese di gennaio e la formazione sistematica e periodica avverrà, diciamo, lungo tutto l'arco dell'anno. Sicuramente questo format verrà ripetuto anche in altri luoghi della regione. Siamo con la professoressa Ghetti Valente, segretario del Gischel Puglia Polo Bari. Come mai si trova in questa esperienza? Il Gischel è un'associazione che si occupa fondamentalmente dello studio dei fenomeni linguistici e ci chiediamo perché appunto si occupa del metodo Bortolato, perché il metodo Bortolato comunque coniuga molto bene esperienza e sapere, e quindi più che un metodo è una vera didattica per le competenze dove la parola e il numero si fondono. Siamo con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Cassano d'Arenzio, Anna Bellezza. Si è trovata coinvolta la sua scuola, perché ha scelto di partecipare a questa rete, in un'iniziativa formativa rivolta ai docenti del territorio sul metodo analogico di Camillo Bortolato. Cosa ne pensa? Io innanzitutto ho accettato veramente di cuore l'invito del professor Domerio Mundo a fare rete con la sua scuola di formazione, perché ritengo che la scuola non può essere una monade, bisogna senz'altro aprirsi al territorio, proprio perché questo oggi si chiede, un'apertura a 360 gradi per cercare di rendere la scuola quanto più di qualità e cercare chiaramente con la formazione dei docenti di avviarci verso quel cambiamento e quel miglioramento che tanto viene auspicato dalla 107.